dalle mani loro non fate una minchia, eh. Se lavativi forza, muovetevi morti di sonno, se no vi apro gli occhi a calci nel cuo! A tu, dove vai? Ecco, qui siamo a Foce di Montemonaco. Siamo appena arrivati e il nostro comandante, capitano Pistilli, adesso ci ha radunato per farci un discorsetto. Immagino che sarà uno dei suoi soliti, chiamiamoli discorsi, io li chiamerei più cacciatoni, al peperoncino. Lorenzini, ti sto puntando, sai, sempre con quella cazzata di cinepresa. Se non fosse che colpirei anche Cannoli, Subert, Chiesa, Capitani, che sono tra i migliori, te la distruggerei con un bel colpo di bazooka. E poi, a chi cazzo li farai vedere sti filmetti? Non siete sparpaglietti, uniti e vinguletti, andiamo! Sono il tenente Salvatore Biello. Ragazzi, adesso vi voglio in religioso silenzio. Parla il comandante capitano Pistilli. Non voglio sentire volare una mosca. Che siamo a Cortina d'Umbezzo qua? Stiamo a Sherry, ti metti la sciarpa. La sciarpa è sequestrata, ci piace. Tirano la faccia allegra di alcuni di voi. Attenzione! Ci troviamo a Foce di Montemonaco, piccolo agglomerato di vecchie case abitate da pastori alle pendici dei Monti Sibillini a circa 900 metri di altitudine. Siamo in pieno periodo invernale e come potete notare ci sono tratti di terreno innevati e temperature molto rigide. Signor Capitano, sono Gennaro Peluso. Fa qui fa tanto freddo, non si potrebbe avere una borsa d'acqua calda la notte? Peluso, fatti prestare una pecora da uno dei pastori del posto. Potresti sicuramente ricevere maggior calore, tormento abbracciato a lei. Ma senza approfittarne, ci siamo capiti? Uè, Peluso! Sono Antonio Petteruti, ma siamo sicuri che, affamato come sei e abbracciato alla pecora tutta la notte, saprai comportarti da gentiluomo o cederai alla carne? Peluso, vabbè che il rancio qui non è un granché, però non credo tu sia affamato a tal punto che nottotempo ne approfitti per cucinare la pecora e mangiartela. A meno che la tua fame sia di altro tipo. E allora? Informatore Barone, sono Lorenzo Beltrami. Ma lei pensa che Peluso possa davvero approfittare della pecora indifesa? Insomma, farsi una pecorina? Beh, di necessità è virtù, E poi dicono che la fame aguzza l'ingegno, Attenzione! Tira la faccia allegra di alcuni di voi! Mi scusi, signor capitano, sono l'allievo ufficiale Giulio Save. Posso chiedere quanti giorni rimarremo qui a Foce? Resteremo qui 4-5 giorni, con alloggiamento in alcuni capannoni di legno. Attenzione! Non si tratterà certo di una rilassante settimana bianca o di un allegro e festoso raduno di camperisti o boy scout. Chiaro, Lorenzini? È chiaro. Ho capito che qua ci faranno fare un mazzo bestiale proprio. Sì, hai proprio ragione. Qui ci fanno un mazzo grande come una casa. Sì. E poi con questo freddo, ma tanto freddo, che rischiamo di gelarci le... Beh, hai capito cosa voglio dire? Sì, ci si gelano le palle. Caro Mascella! Oh, Mascella, hai sentito che ha detto il capitano? Ce l'ha con me dalla mattina alla sera, cazzo. Su questo difficile terreno verranno svolte le esercitazioni a fuoco della squadra fucilieri in attacco, sia di giorno che di notte.
Saranno esercitazioni impegnative e molto faticose, dove dovrete dimostrare di aver bene appreso la tecnica dell'addestramento individuale al combattimento e l'impiego delle armi in un coordinato contesto collettivo. Sarà anche l'occasione per una vostra valutazione per l'impegno e la preparazione individuale acquisita. Pertanto, niente furbi e lavativi. Chiaro del monte? Signor capitano, io non faccio mai il furbo, se no non stavo qua. La sera, quando non ci saranno esercitazioni notturne, chi vuole recuperare le energie spese può gustare presso alcune case di pastori e con modica spesa dell'ottimo arrosto di carne di castrato e del bollente fumante di brulé. Naturalmente con la massima correttezza e moderazione. Chiaro? Durante la notte, nelle poche ore di riposo disponibili, sarete cullati da una dolce ninna nanna, dal conciliante continuo pelare delle numerose pecore accovacciate negli stazzi adiacenti gli alloggiamenti. Signor capitano, sono Roberto Carletti. A me però il belare delle pecore non mi fa dormire. Che devo fare? Carletti, provi con la fantasia a contare le pecore. Vedrà che quando sarà arrivata a 5.000 sicuramente si addormenterà. Oppure metta dei tappi nelle orecchie come fece Ulisse per non sentire le sirene. Sveglia, Carletti! Non ha ancora capito che siamo qui non per una riposante scampagnata. Dopo le esercitazioni pomeridiane e serali, per la stanchezza le verrà un sonno talmente profondo che non sentirà nemmeno i tuoni. Chiaro? Signor capitano, sono Nazario Barone, caporal maggiore. All'allievo Carletti ci penso io. Gli rimbocco le coperte, gli canto la ninna nanna e poi quando si addormenta gli do pure il bacio dalla buonanotte. Scusi, signor capitano, ma per questa uscita fessa Carletti merita proprio una punizione esemplare. Signor capitano, sono Francesco Visicchio. Qui a Foce ci sono le pecore che belano, le capanne dei pastori, c'è pure un po' di neve. E beh, sembra di stare in un presepe, no? Signor capitano, sono Giuseppe Miccolis. Mo però ci manca solo il bue e l'asinello. Sono il caporal maggiore Emilio Petrucci. Beh, se questo posto è un presepe, allora l'allievo Massimiliano Giusti potrebbe fare il bue, Giuseppe Miccolis l'asinello e Visicchio il bambinello Gesù. Eh? Oh, mancano però i tre re magi. Beh, Mariano del Monte, che sta qui alla mia destra, potrebbe fare Melchiorre. E Bruno Guerra, qui alla mia sinistra, potrebbe benissimo essere Baldassarre. E io, caporal maggiore Carlo Bartoli, potrei essere Gaspare. Eh? Che figata, eh? Ma qua siamo alle grandi manovre o grandi stronzete? Dopo questo breve intermezzo di battute ironiche, torniamo a parlare seriamente dell'impegnativa e intensa attività addestrativa da svolgere in questi pochi giorni. Sono sicuro che tutti ci metteranno il massimo impegno e serietà. In questi pochi giorni di intensa e faticosa attività addestrativa di metà corso. Avremo sicuramente la visita del colonnello Milanesi e probabilmente anche quella del generale Sannia della scuola di fanteria di Cesano. Spero non sia il caso di ricordare che al campo c'è la quinta compagnia. Chiaro per tutti? Sono il tenente Ugolini. Forza ragazzi, tutti insieme. Quinta! Quinta! Alle 14, adunate in tenuta da combattimento ed armamento individuale per le prime esercitazioni pomeridiane.
caporal maggiore Barone provvederanno in tempo all'allestimento del poligono con il materiale necessario. Ed ora il capo compagnia capitani, piel rompete le righe e gavetta la mano, tutti al rancio presso le cucine da campo. Chiaro per tutti? Rompete le righe! Marsch! Ragazzi! Tan bella, non facciamo il calcio, non proviamo, un fiasco di così ce ne entrate più, hai capito? Ah sì, e se arrivi le mecche ti metti destra, la gavetta, tu che sei piccolo te ne do due. Ciao. Ma vai a prendere il rancio che ti conviene, se no non trovi più niente.